Sappiamo che questa edizione di Book City è un'edizione speciale. Edizione speciale perché questo è l'anno in cui Milano è diventata capitale creativa della letteratura per l'UNESCO ed è un momento di grande, grande orgoglio. Credo che tutti noi milanesi siamo fieri dei nostri successi, ma una cosa del genere è un sigillo importante sul percorso che stiamo facendo. E quindi un'edizione particolare in cui credo che il premiare, il dare il sigillo a Marco G ha un duplice significato, a mio avviso. Il primo è, Ogé è certamente un grande amico di Milano. Milano è un po', e lo sarà ancora più da oggi, la sua casa, e quindi c'è un legame assolutamente forte. Il secondo però è sul lavoro di Marco G. Ne stavamo discutendo prima, mentre aspettavamo di entrare, e convenivamo sul fatto che questo secolo sarà il secolo delle città, sarà il secolo delle grandi città. Milano si candida ad essere, a diventare sempre più una grande città. Per essere forte deve avere degli amici al fianco che ci, con la loro saggezza, con la loro conoscenza, aiuteranno il nostro percorso. Per cui è un grande onore, leggo la motivazione. Il Comune di Milano conferisce il sigillo della città a Marco G, uno dei più affermati etnologi e antropologi a livello mondiale. Ha un lungo legame con l'Italia, dove ha soggiornato per diversi periodi, e in particolare con Milano, anche per la vicinanza alla scuola antropologica milanese, guidata dall'amico Ugo Fabietti, recentemente scomparso. Il legame con Milano è sancito anche dalla collaborazione con la casa editrice Raffaello Cortina, vi ringrazio Cortina che è qua, che dai primi anni 2000 pubblica i suoi saggi. Milano sente profondamente vicino alla sua natura l'intellettuale che ha teorizzato la città come uno spazio urbano dal quale sparisce la gerarchia classica per centro e periferia. Una città mondo, inclusiva, aperta alle differenze, nella quale gli spazi sono ripensati in un processo di trasformazione continuo. Città i cui non luoghi possono così diventare il contesto di ogni luogo possibile. Grazie professore, Milano è e sarà sempre per lei una seconda casa. Grazie. Di Book City a sua volta testimonia il luogo preso dalla vostra città in Europa in questo dominio.
Sono quindi particolarmente orgoglioso dell'onore di essere assegnato il sigillo di questa grande città. Ma sono anche felice che questo segno di stima sia dato in Italia e in questa città, perché in Italia e in questa città ho amici fedeli che condividono la mia soddisfazione e gioia. Signor Sindaco, permettimi di dirvi di sé dal fondo del mio cuore, grazie.